Prendimi con The News, io sono Alice Ceccarini, sentiamo insieme il sommario di oggi. Oi Paen, emergenza cure cuccioli. Essere animali, gli allevamenti biologici sono... Io Valentina De Nucci, ecco la nuova edizione di Prendimi con The News. Bentornati nella rubrica Educazione. Io sono Manuela Pintore, consulente della relazione felina. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica Virus. Ed ora siamo giunti al nostro angolo social. LAV, l'insostenibile impatto della carne in Italia. OIPA, la storia del randagio Michele. ENPA, 5 cose da sapere sugli animali selvatici. Diamo un caloroso benvenuto a tutti voi cari telespettatori per questa nuova edizione di Prendimi con The News. Partiamo subito con la prima notizia di oggi che riguarda la produzione di carne. Come ormai sappiamo da parte degli esperti, per produrre carne serve un enorme sfruttamento delle energie e questo causa davvero delle conseguenze devastanti su tutto il nostro pianeta. Vi lascio quindi a questo video realizzato dall'associazione LAV intitolato Hashtag Carissima Carne, che tratta proprio di questo problema. Vediamolo insieme. Carissima carne, è arrivato il momento di dirci addio. Lo sai quanto ci costi in Italia? 37 miliardi di euro all'anno, ormai. Non parlo solo delle vite degli animali e nemmeno dei soldi per comprarti. Parlo del denaro necessario per affrontare i danni che procuri all'ambiente e alla nostra salute. Perché la verità indigesta è che volerti è la nostra rovina. Con 37 miliardi di euro potremmo costruire 360 nuovi ospedali. Potremmo creare 720.000 posti di lavoro all'anno. Con 37 miliardi potremmo cominciare a salvare l'ambiente, invece che continuare a divorarlo. La verità, carissima carne, è che possiamo tutti vivere meglio e più a lungo senza di te. Ed ora vi lasciamo a un video, sempre a cura dell'associazione LAV, che riguarda il loro impegno per poter difendere gli orsi. Aiutiamoli tutti insieme affinché il loro sogno si possa avverare. Lui per te c'era sempre, pronto a condividere quello che più amavi. E la tua paura del buio. Eravate inseparabili, eravate amici davvero. Ora sono gli orsi ad avere bisogno di te. Da noi vengono imprigionati e uccisi solo perché vogliono vivere come orsi. Aiuta LAV a difenderli. Diventa socio. Impallinato da cacciatori a distanza ravvicinata e poi successivamente aggredito da altri cani, è questa la storia di Michele, un dolcissimo randagio che è stato ritrovato dai volontari dell'OIPA di Avellino. Conosciamolo insieme nel servizio che segue. Dalle prime radiografie è uscito che è stato impallinato da dei cacciatori. Ha un occhio cieco, è dolcissimo e per ora sta in questo container di fortuna e dobbiamo trovare uno stallo e magari anche un'adozione. Ci serve aiuto per tutti questi accertamenti che deve avere. Quasi sicuramente non potrà più poggiare la zampa a terra. Abbiamo bisogno di analisi. Dobbiamo vedere un attimo cosa fare, altrimenti la zampa va amputata. Chiediamo aiuto e soprattutto un'adozione del cuore. Abbiamo bisogno dell'adozione del cuore per Michele. Grazie a tutti. Adesso una bella notizia che riguarda Jerry, il randagio che era stato accudito dagli Angeli Blu dell'OIPA di Termoli e che purtroppo rischiava di perdere la zampa anteriore. Ad oggi Jerry non soffre più, la zampa è praticamente quasi guarita e anche se il piccolo Jerry preferisce passare le giornate al calduccio nella sua cuccia, può comunque camminare tranquillamente. Vediamolo insieme. Oggi finalmente viene tolta tutta la sua fasciatura. Ringrazia tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarlo. Togliamo la fascia. Facciamo vedere come ti stai rimettendo bene bene bene. Mm?
Eccolo qua, Jerry. Oggi è il primo giorno senza la benda. Va molto meglio quella che era una volta la sua bruttissima ferita. Ovviamente adesso un po' offeso. Io e Jerry ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto la sua causa. Grazie. Buone cose a tutti. Ed ora vi lasciamo a un servizio a cura di ENPA che ci mostra 5 cose da sapere sugli animali selvatici. Partiamo da un punto fermo. Gli animali selvatici, siano essi passeri, merli, rapaci, ricci, cinghiali, volpi, sono tutti protetti. Dunque è vietato detenerli e spesso, seppur animati da buone intenzioni, si commettono danni irreparabili. Cosa fare dunque? Per non sbagliare è importante contattare sempre il Centro Recupero Animali Selvatici, CRAS, più vicino, ma è anche importante sapere alcune nozioni troppo spesso ignorate. Se trovi una rondine o un rondone a terra, raccoglilo sempre. Sono grandi volatori e se sono a terra c'è qualcosa che non va. Ricorda, i genitori di queste specie non seguono i piccoli al di fuori del nido, che se sono a terra sono destinati a morire. Vanno sempre recuperati. Se incontri dei cinghiali, ricorda che hanno più paura di te. Non correre, sarebbero più veloci. E non ti avvicinare mai. Indietreggia lentamente e se hai un cane, ricordati di non lasciarlo libero. Se vedi un piccolo capriolo nel prato, allontanati e solamente nascosto tra la vegetazione in attesa della mamma che torni. Quindi non ha bisogno di te. Non prenderlo mai. Se vedi un piccolo uccello ancora non in grado di volare, ma che saltella e ha gli occhi aperti, non prenderlo. C'è la mamma che se ne prende cura, spiegando cosa mangiare e come nascondersi dai predatori. Una scuola di natura necessaria e insostituibile. Se è in situazione di pericolo, spostarli all'interno di una siepe nelle vicinanze. Se vedi un animale ferito oppure che ritieni in stato di difficoltà, e in caso di dubbio non agire di testa tua, ma contatta subito i CRAS più vicini, che ti aiuteranno a gestire la situazione e a capire se intervenire o no. Puoi anche scattare una fotografia con il tuo cellulare e gli esperti diranno cosa fare e cosa non fare. Siamo giunti al momento della rubrica adozioni. Questo angolo per noi è veramente molto importante perché cerchiamo di dare la massima visibilità a tutti quei gatti e cani che si trovano nei canili e gattili d'Italia. Pertanto vi chiediamo di contattare la nostra redazione al numero WhatsApp 351 1755 144 per adottare il vostro migliore amico. Ed ora vediamo gli appelli di oggi. Questo bellissimo cucciolo di soli 3 mesi cerca urgentemente adozione. È provvisto di microchip, è vaccinato e sverminato. È una futura taglia medio-piccola. Si trova ad Acquaviva delle Fonti, ma può raggiungere tutto il centro Nord Italia. Aki è un bellissimo cane di razza. È vittima di una mala gestione del vecchio proprietario, infatti è una rinuncia di proprietà. Ha fatto ingresso in canile nel 2018 ed è molto giovane, non è mai uscito da quel box, quindi vi preghiamo di contattarci per adottarlo. Rafi è un maschio, presumibilmente nato nel 2017. È vaccinato, microchippato, castrato e il test dell'Enrique e la Leishmania sono risultati negativi. È una taglia media contenuta, circa 18 kg. Ha uno stato di salute ottimo. Ha un buon carattere perché è allegro, curioso, affettuoso e coccolone ed è il compagno perfetto per chi desidera un cane. Apprende con facilità ed ha un'immensa voglia di esplorare il mondo al di fuori dell'oasi. È il cane ideale per tutti, socievoli con i suoi simili, aspetta solo la sua occasione, molto protettivo con le persone. Questa meraviglia si chiama Liz. Era stata data in preaffido, ma gli adottanti hanno cambiato idea. È una futura taglia medio-piccola e la sua mamma pesa circa 9 kg. È veramente bella e dolcissima. Quindi cosa aspettate a contattarci? Ciao, il mio nome è Macchia. Sono una giovane splendida micia sterilizzata, FIV e FELV negativa. Sono simpaticissima e molto affettuosa. Ti aspetto al gattile di Ro e se mi piaci potrei anche decidere di lasciare le zie e venire con te. Okay.
La famiglia ai gatti di Alice è un progetto che ha lo scopo di tutelare le colonie feline presenti sul territorio italiano. Ad oggi le colonie sono ben 4, composte da una decina di gatti ciascuna, e quindi ovviamente servono cuccette, cibo per ogni giorno, cure veterinarie, insomma tutto quello che occorre per poter aiutare questi gatti. Facciamolo tutti quanti insieme e sosteniamo questo interessantissimo progetto. Cosa c'è? Che si chiama Alice. Questo si può dire che sono, diciamo, sereni rispetto a questo sederino. Mari! Adesso per l'angolo dei cerca famiglia dell'OIPA vi presentiamo Hélène, una meticcia di circa un anno che ha il mantello nero lucido e gli occhi color ambra. Hélène è una cagnolina veramente dolce, energica e muore dalla voglia di conoscere altri cagnolini e gatti. Attualmente si trova a Milano ed è in cerca della famiglia giusta per lei. Ed ora abbiamo il piacere di lanciare una nostra nuova rubrica, intitolata L'edicola di Prendimi Conte News. Ed ora voglio lasciare la parola alla nostra Cristina, che ci svelerà di che cosa si tratta. Ciao Alice, grazie della presentazione. Sono contentissima e super emozionata di essere qua, anche perché è la mia prima volta in televisione. Ma parto subito perché voglio presentare a tutti i nostri telespettatori la nuova rubrica intitolata L'edicola di Prendimi Conte News. In questo spazio daremo voce e visibilità a numerosissimi scrittori di libri sugli animali e faremo tantissimi approfondimenti sulle riviste dedicate al mondo del pet. I nostri ospiti, gli scrittori, non soltanto ci racconteranno quella che è la trama del loro libro, ma ci spiegheranno anche i motivi per i quali sono stati spinti a scriverlo. Sono sicura che sarà una fortissima emozione non soltanto per i nostri ospiti, ma per tutti i nostri telespettatori. E da oggi apriamo una nuova campagna, una campagna di sensibilizzazione dedicata a bambini e adolescenti. L'abbiamo chiamata hashtag Io e mio miglior amico. I ragazzi e i bambini potranno scriverci delle letterine dove ci raccontano le avventure vissute insieme al loro amico a quattro zampe e inoltre ci inviano un bellissimo disegno. Come possono farlo? Per maggiori informazioni potete scrivere al nostro numero WhatsApp 351 17 55 144. Inoltre le più belle letterine verranno raccolte all'interno di un libro, il quale ricavato verrà interamente devoluto all'associazione Il Villaggio di Kira APS. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione di L'edicola di Prendimi Conte News. Un caloroso abbraccio a tutti da Cristina. Ora vi
vi presentiamo Virgola, una cucciola di appena 6 mesi e 3 kg di peso. Purtroppo la vita non è stata molto generosa con la piccola Virgola, perché infatti è nata con una malformazione encefalica. Però il vero miracolo è che la cucciola non sente assolutamente la sua invalidità, anzi si fa amare da chiunque lei incontri. Cerchiamo per lei quindi la famiglia ideale. Siamo ora giunti al vostro momento preferito, hashtag io guardo prendimi con te news, l'angolo che abbiamo creato appositamente per voi, in cui ci mandate tutte le fotografie dei vostri tanto amati amici a quattro zampe. Continuate ad inviarcele sempre al nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Anzi, fate come sempre una foto al vostro televisore per capire in quanti effettivamente ci state guardando. Ed ora vediamo insieme le fotografie di oggi. Ci tengo però a precisare che queste fotografie sono quelle dei vostri amici a quattro zampe e che quindi non sono in adozione. Ed ora vediamo insieme i nostri canali social. Ci troviamo su Facebook alla pagina Prendimi con te News, in cui la nostra redazione pubblica tutte le notizie di cronaca e le novità sui nostri amici animali. Mettendo quindi un semplice like rimarrete sempre aggiornati e potrete rivedere tutte le nostre edizioni passate.
Siamo anche su Instagram con il nickname Prendimi con te TV, dove oltre alle foto della nostra redazione troverete anche tutte le foto che ci inviate insieme ai vostri amici a quattro zampe. Vi ricordiamo come sempre che rispondiamo a tutte le vostre domande al numero WhatsApp 351 1755 144. Siamo giunti anche oggi al termine del nostro notiziario, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla nostra prossima edizione. Un saluto dalla vostra Alice.